c'è una strada che si chiama Via del Canto alla Quarconia. Ora dovete tenere presente che nel 1639 venne creato lì appunto un orfanatrofio in questa strada, uno dei primi orfanatrofi di Firenze, e non il primo, ma comunque uno dei primi orfanatrofi, che era protetto niente po' di meno che dal Granduca Ferdinando II, il quale aveva creato questo orfanatrofio con un decreto in latino che iniziava con le parole Quare quoniam, va bene? Ovviamente i fiorentini, che il latino ormai parlavano in volgare, il latino proprio non lo sapevano più, storpiarono la cosa in Quarconia, perché Quare quoniam, Quarconia. Da quel momento appunto la via e il canto alla Quarconia, appunto il canto vuol dire angolo, divenne il nome di questa strada. Poi successivamente l'orfanatrofio della Quarconia fu trasferito oltre Santa Croce in via delle Casine e alla fine circa del Settecento. Tuttavia lasciò qui il segno, perché ancora oggi si chiama appunto Via del Canto alla Quarconia, e perciò è rimasta la memoria dell'orfanatrofio. È interessante che ci sia ancora un vicolo che si chiama Vicolo dell'Onestà. Già, perché si chiama Vicolo dell'Onestà? Perché lì, praticamente in questo vicolo, aveva sede la magistratura dell'onestà. Cioè era un gruppo di 8 cittadini fiorentini specchiati per comportamento morale, ovviamente, per rettitudine, per altre caratteristiche che li rendevano non retribuiti, e i quali praticamente avvicendandosi nel tempo regolavano la prostituzione a Firenze. Già, insomma, erano una sorta di squadra del buon costume, ma anche molto molto attenti al pagamento delle tasse da parte delle prostitute che dei loro sfruttatori, e guai a chi non pagava queste tasse, che sarebbero andate a rimpinguare appunto il comune di Firenze, perché le pene erano molto ma molto severe.